Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande Jatte è un dipinto del pittore francese Georges Seurat, post-impressionista, puntinista e divisionista, realizzato nel 1883, conservato all'Art Institute di Chicago. Oh yeah! Ullala, è già domenica. La natura frattura la tua città. Chi la moda la segue, ma non la fa. La domenica come sulla Grande Jatte. Eh sì, va così. Se finì un altro samedì, discoli. Cerco un po' di piede nei pulviscoli. Oggi sono qua e domani chi sarà sarà. Io con l'ombrellino c'ho la serva. Attenta bambina, è pestata una merda. Sani del cazzo, mamma. Cosa vuoi, Roberta? Non mi piace passeggiare all'aria aperta. Io so del rancore nei confronti di questo signore, che deve essere Miyazaki, con la vecchia amata, uno dei tre re magi. Io c'ho l'abito della festa, io mi fumo una canna da pesca, io suono la tromba e non penso a niente. Sì, ma prendi lezioni deficiente. Come va? C'è la terza repubblica qua. Sulle mani! Per la Grande Jatte, ça va sans dire. Ho portato il bastone e sto seduto qui. Ça va sans dire. Un gioco di forze, 10 anni io voglio il divorzio. Ça va sans dire. La canoa perché l'auto me l'hanno regata. Guarda una farfalla. Questo qui è un baciamano, una rima bacialla. Che cosa scandalosa. Cosa? Questa gente che si riposa. Cosa? È domenica, Edith. Parla pianino. Minchia che culo. Oh, un babuino. Banana. La profondità la dà il colore. L'uomo sembra l'avatar di un manichino. Dentro e fuori dal tempo. Nello spazio di un puntino. Cambia il vento, cambia il cambiamento. Vieni pure più vicino. Tra le cose che volevo dirti c'era che ti amo. Mentre il quadro te lo faccio processare in fondo all'occhio. Sulla Senna una barchetta brucia piano e crolla a pezzi il mio mondo. Noi viviamo divisi. È un'isola. Mais oui, Grande Jatte près de Paris. La tragedia e la commedia. Ci si annoia domenica. È già lunedì. Minchia, proprio vero. Ma infatti dai, sta domenica andiamo a farci una scampagnata anche noi. Ma dove? Ma tipo nel Monferrato. Cazzo ne so. Ma va, ma io devo andare all'Esselunga, è l'unico giorno. Vabbè, ma dimmi almeno cosa hai capito di sto quadro. Tutto. Ti è piaciuta la roba che il quadro lo completi tu in fondo all'occhio? È molto. Dove c'è la retina? Guarda, quello che ho capito io è che gli impressionisti lavoravano sul concetto di Polaroid, mentre invece i puntinisti ci hanno dato i megapixel. In effetti. Bella sera.